Carissimi utenti, buongiorno. Siamo qui collegati con Marcello Zera, massimo dirigente della Procalcio Ferentino. Ecco, dirigente, voi state disputando un bellissimo campionato. Oggi incontrerete il Castro De Volsci, che comunque sta disputando anche un bel campionato. Secondo lei, come analizza, innanzitutto, prima di scendere nei particolari per quanto concerne la sua compagine, questo girone? Beh, diciamo che il girone, come si vede dalle classifiche, è dominato dalla squadra dal Sora Calcio, che nell'ambito della formazione ha dei giocatori che hanno militato in categorie superiori, quindi non è che lo devo dire io che è la favoritissima del girone, però sicuramente è scontato questo. Ecco, secondo lei quindi a questo punto il Sora, che sta in questo girone, è un po' scompaginato i piani delle altre società, nel senso che gli obiettivi giustamente delle altre società sono stati dimezzati, oppure in realtà ha determinato uno stimolo calcistico in più nei giocatori in genere, in tutte le squadre? Sì, diciamo che questo stimolo c'è stato, basta vedere la partita che noi siamo andati a disputare a Sora, senza nessuna polemica, perché noi accettiamo sempre tutti i risultati sul campo, ma al 20° del primo tempo ci sono stati annullati 2 gol regolarissimi, che poi, se volete, posso anche mandarvi i filmati che è stata ripresa la partita. Quindi... Bene, ecco, quindi in effetti c'è stato uno stimolo in più. Ecco, dirigente, secondo lei, per quanto concerne il vostro programma, attualmente voi state seguendo la vostra linea e gli obiettivi del vostro programma, del vostro progetto? Sì, diciamo, noi il progetto è nato 5 anni fa, ripartendo dalla terza categoria, perché Ferentino Calcio era scomparso, e quindi stiamo andando avanti con sacrifici di tutti e del presidente. E diciamo che il campionato che stiamo disputando è un campionato all'altezza, potevamo avere qualche punto in più sicuramente, però bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro, quindi sono molto fiducioso. Ecco, la storia, quindi ricordiamo che voi avete vinto 2 campionati, la terza e la seconda, siete arrivati in prima categoria, giustamente la scomparsa di quella società ha determinato la creazione di una nuova società, giusto? Che oggi è l'attuale Procalcio Ferentino, e quindi la squadra davvero sta facendo enormi sacrifici, ha raggiunto comunque ottimi risultati, visto e considerati che siete partiti dalla terza. Oggi disputa in prima la partita contro il Castro De Volsci e voi siete nelle prime posizioni di classifica. Alla fine voi vi sentite soddisfatti per l'andamento della squadra in questo momento? Sì, soddisfatti, ripeto, potevamo avere qualche punto in più. So che oggi è una partita difficilissima, perché il Castro è una buona squadra, specialmente nelle partite che gioca in casa. Noi sicuramente punteremo ad arrivare lì dietro al Sora, anche se la classifica ancora è lunga, però sicuramente abbiamo le possibilità di arrivare lì dietro. E ci sono comunque anche altre squadre come il Cervaro e altre squadre, diciamo, nei dintorni, che giustamente anche loro punteranno a fare lo stesso discorso, quindi sarà un girone molto in questo caso competitivo. Sì, sicuramente, ma senza snobbare nessuno, però alla base degli incontri che abbiamo fatto nell'andata e alla base di quelle di ritorno, che noi abbiamo tutte le partite in casa con queste squadre qui, cioè Cervaro, Sora, Fontanalieri, Casalvieri, tutte in casa, quindi noi ci prepariamo a disputare questa volata campionato. Ecco, alla fine un'altra domanda riguarda il rapporto tra squadra e pubblico. Ecco, nel vostro comune alla fine com'è questo tipo di rapporto? Diciamo che il pubblico ferentinese è un po' strano, perché gli piace il bel calcio. Io basta dire che quando noi giocavamo in eccellenza, che io facevo parte sempre della società del settore giovanile, in eccellenza Serie D, facevamo 2000 persone a domenica. Adesso stiamo cercando di riportare lo stesso pubblico, diciamo che adesso intorno ai 200-300 la domenica ci sono sempre. Bene, quindi in realtà anche la squadra viene seguita in questo momento, c'è un ottimo rapporto. Ecco, per quanto riguarda invece il rapporto società-squadra, in che cosa consiste? Allora, il rapporto società-squadra, diciamo che la società fa capo al presidente Antonio Ciuffarella con altri soci, però diciamo che il rapporto tra il presidente è fatto da me, diciamo. Ancora ci dobbiamo formare con l'organigramma, sicuramente il prossimo anno partiremo col piede giusto, potrebbe esserci qualche sviluppo nell'ambito dei rapporti con il Frosinone Calcio, perché lei ben sa che la struttura di Ferentino è chiamata Città dello Sport, dove il Frosinone Calcio ha la sede per gli allenamenti, quindi potrebbe nascere qualcosa di buono. Diciamo che potrebbe anche determinarsi un'affiliazione.
Questo non lo so dire adesso perché ci sono delle riunioni in corso, però questo non lo so dire. Ecco, ricordiamo che il logo del Procalcio Ferentino è il giglio, quindi raccontiamo un po' da un punto di vista storico perché avete scelto questo logo. Non è che l'abbiamo scelto noi, diciamo è stata una conseguenza, siccome che la città di Ferentino è chiamata città gigliata, praticamente è il simbolo proprio del comune di Ferentino e ha qualche attinenza col simbolo di Firenze, con il giglio. Adesso l'attinenza a cosa è dovuta? Non so, forse da vecchie situazioni storiche dei fiorentini, molto probabilmente c'è stato qualche scambio, qualche cosa a livello storico, qualche gemellaggio a livello storico. Carissimi utenti, siamo con Mister Pippneburg, qui nelle immagini, mister della Procalcio Ferentino. Ecco, tecnicamente lei che modulo adotta per quanto riguarda la vostra squadra, gli schemi eccetera? Attualmente stiamo giocando con un 4-4-2, più per esigenza che per cercare di, insomma, di adattare il nostro gioco alle qualità dei ragazzi. E col Sora lei, giusto, ha giocato con quale modulo? 4-4-2. Quindi c'è riuscito, insomma, a poter mettere in difficoltà la squadra del Sora che vuole vincere questo campionato? Penso sia stato abbastanza evidente, la partita ce la siamo giocata, la prima mezz'ora ce la siamo giocata alla pari, potevamo stare 2-0, poi vabbè, episodi. No, dico, è funzionante questo 4-4-2 anche con le squadre, diciamo, grandi, questo suo modulo? Credo di sì, ma non è importante il modulo comunque, è importante come i ragazzi lo interpretano. Ecco, appunto, parliamo un po' dell'interpretazione, in genere come deve essere interpretato questo? Noi lo facciamo con quattro attaccanti, per esempio, quindi è un 4-4-2 molto votato alla fase offensiva e poi i risultati sono evidenti, siamo uno dei migliori attacchi del campionato. Però se lo puoi fare anche con quattro attaccanti, se i quattro attaccanti decidono e riescono comunque a sacrificarsi e fare anche la fase difensiva, può portare ottimi risultati, secondo me. Attualmente lei è soddisfatto dell'andamento della sua squadra? Attualmente sì, veniamo da un buon periodo, stiamo facendo molti punti, in mezzo a mille difficoltà soprattutto, perché comunque numericamente abbiamo delle difficoltà, però i ragazzi stanno moltiplicando le loro forze per cercare di ovviare a queste difficoltà. Ecco, questo è Ginone davvero competitivo, cosa ne pensa? Anche il Castro, diciamo, che è una squadra che è stata promossa in prima categoria, qual è la sua opinione? Solitamente i campionati di prima categoria sono formati da 2, 3, massimo 4 squadre competitive. Quest'anno è la prima volta che mi capita, perché poi ne ho fatti tanti da giocatore, ce ne sono almeno 7-8 di squadre organizzate. Tu su ogni campo che vai comunque trovi squadre messe bene in campo, ottime individualità, e è un campionato secondo me quest'anno molto 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 difficile, cui Sora sicuramente la fa da padrone perché ha un organico superiore a tutti, però ripeto, ma non solo Castro, ci sono tantissime altre squadre che stanno anche a metà classifica, ma squadre organizzate. Ecco, la domanda mia è questa: giocare in un campionato di prima o seconda oppure promozione è più conveniente avere, cioè disputare un campionato con squadre, 3-4 squadre che sono competitive o con 8 squadre? Ma sicuramente è normale che se pensi al passaggio di categoria, è conveniente avere 3-4 squadre sicuramente, però certo così è più divertente. Grazie.